Amiche e amici di Rossini TV, oggi più che mai Urbino, città dedicata allo sport. Viene conferito questa mattina il sigillo d'Ateneo a Diego Dominguez, una vera e propria leggenda del rugby internazionale, ex giocatore, allenatore, commentatore. Ascolteremo la sua Lectio Magistralis dedicata al valore dello sport come insegnamento per la vita. Siamo col presidente del Pesaro Rugby Fiorini, Simone Mattioli, ben conosciuto ai telespettatori di Rossini TV che seguono le gesta della squadra di rugby pesarese. Presidente, cosa fa qua oggi? Abbiamo organizzato questo sigillo dell'Ateneo con l'Università d'Urbino come un momento di riconoscimento ad uno dei più prestigiosi e importanti giocatori di rugby italiani, Diego Dominguez, che ha anche origini marchigiane ed è uno sportivo di alto livello vicino al nostro club. E ci ha fatto molto piacere che l'Università abbia raccolto questo invito, perché credo che sia importante anche per l'Università avvicinarsi al mondo del rugby. Speriamo che questa collaborazione, questo inizio di rapporto possa continuare e sviluppare in momenti formativi dove gli studenti, magari in particolare quelli di scienze motorie, possono trovare soddisfazione anche nell'approfondire la conoscenza del rugby in tutte le sue articolazioni. In questo percorso l'Ateneo di Urbino si distingue nella ricerca di soggetti che possano poi proporsi e proporre la loro storia come storia che insegna un po' la vita. Il rugby come sport ne fa un suo tema, il rugby è uno sport speciale che ha proprio tra i suoi fondamenti l'idea che sia una scuola di vita vera e propria. È vero, tutti conoscono e riconoscono a questo sport questo tipo di identità, questa caratteristica. C'è molta narrazione ovviamente attorno a questo aspetto, ma è altrettanto, c'è anche molta, molta verità. Tutti i rugbisti che hanno svolto una carriera giocando per 20 anni sono riconosciuti per essere anche delle persone importanti e anche molto umili e anche molto a disposizione della società, e lo dimostra anche Diego Dominguez in questa giornata qui a Urbino. Ma anche i ragazzini che vengono e rimangono magari qualche anno, poi fanno altre scelte, si ricordano del rugby come un momento molto interessante, e ancora più di loro i loro genitori. Quindi questo aspetto di uno sport con una attitudine così orientata alla dimensione del sostegno, del supportare gli altri, del rispettare gli avversari, eccetera, è sì molto molto presente. Rispetto, lealtà, costanza, disciplina, tutti questi valori che questo sport unico al mondo, questi valori li porta avanti da piccolo, ti insegnano a portare avanti questo, e quando man mano che tu cresci questi valori entrano dentro di te e niente, vengono applicati alla virgola con tantissima disciplina. Questa è la differenza tra il rugby e tutti gli altri sport. Nel 2000, nella prima partita, quando abbiamo cominciato, quando siamo entrati in Six Nations, giocavamo contro la Scozia. Noi una squadra molto più debole, zero favorita. Dovevamo prendere 40 punti, però quel giorno lì, quella squadra lì si aveva messo in testa che se era chiusa dentro non si poteva perdere. Quindi questo gruppo, il messaggio è, quando tu ti metti qualcosa in testa, quando un gruppo è sudato, coeso, la coesione, l'identità, l'appartenenza, puoi fare qualsiasi cosa, devi solo applicare, mettere la costanza, dare tempo tutti i giorni per arrivarci. Il progetto, quello che ho fatto vedere adesso, il progetto nel carcere Beccaria,
minorile di Milano, dove siamo da 8 anni, abbiamo cominciato questo progetto, quest'anno sarà il 9° anno, cominciamo a farlo anche a Nisida, Napoli, in tutte e due 60 gruppi di 60 detenuti, dai 14 ai 20 anni, difficile, però vado sempre a presentarlo, come ho detto, 15 giorni prima, così si preparano, cosa andiamo noi a trasmettere, cosa mi aspetto di loro, e poi passiamo 5 giorni, 6-7 ore insieme, si crea un legame molto forte con loro, molto forte, e noi in questi momenti la cosa più difficile è conquistare la fiducia di questi giovani. Quindi una volta che tu hai fatto questo primo passo, poi si apre con un fiore, i rapporti si creano e loro ti danno più di 100%, tutto quello che hanno, tutto quello che hanno. E questo è veramente meraviglioso, attraverso lo sport, insegno, arrivo il mattino, tutti si devono salutare, noi con loro, loro fra di loro, tutti, unisco i gruppi che a volte non sono insieme durante l'anno, io li uniamo, il campo cancella tutto, come dentro il campo si cancellano tutte queste cose. La palla, la squadra, il rapporto con i compagni, con l'arbitro sono le cose più importanti. Poi vedremo il resto. Io ci tengo tantissimo a questa terra, a questa regione, sono venuto tantissime volte. Io sono originario di Matelica, la mia famiglia è di là, la mia famiglia materna. Ogni volta che posso torno, Urbino è la prima volta, essere in un'università così prestigiosa, una delle più antiche d'Italia, per me è un onore, sono contento, sono una cosa che mi porterò a vita, questo momento nella mia vita lo porterò fra i momenti più belli che ho avuto, oltre che entrare in campo su qualche partita importante, qualche vittoria importante, queste sono cose che tu le tocchi con la mano, capito? È bellissimo. Col magnifico rettore Giorgio Calcagnini prosegue questo percorso di scoperta, se vogliamo, e anche di proposta di personaggi e di temi che inducono gli studenti a rendersi conto di quante possono essere le fonti di ispirazione per la crescita individuale e personale. Soprattutto in uno sport come il rugby, che è un po' sottovalutato, ma che ancora ha i veri valori dello sport, quindi in cui per raggiungere la meta bisogna lavorare sodo, bisogna collaborare con i propri colleghi, molto più di quanto in avviene in altri sport che sono individuali o in quali spesso anche l'essere la star dà dei vantaggi che forse nel rugby sono meno evidenti. Quindi ci fa molto piacere che sia venuto a trovarci, proprio perché il messaggio che viene dato è un messaggio di valori positivi. Lo ascolteremo in questa lezione nella quale appunto lui si produrrà in una riflessione sul giocare per imparare a vivere. Il gioco diventa uno strumento fondamentale, ma soprattutto il gioco affrontato dal punto di vista sportivo, un gioco nel quale comunque è necessario anche vincere, perché questa è la parte anche importante. Si supera anche la dimensione del giocare per partecipare. Qua insomma si fa sul serio. E lo facciamo con qualcuno che l'ha fatto per tanti anni, l'ha fatto anche come allenatore, l'ha fatto come commentatore, insomma una delle fonti da un certo punto di vista più autorevoli, come è giusto che sia per un ateneo. Sì, sì, è vero, lo ripeto, insomma stiamo cercando di invitare proprio queste persone che hanno un profilo alto e che la cui carriera insomma deve essere di ispirazione anche per le nostre studentesse e i nostri studenti. E poi insomma in qualche modo il gioco ricorda anche il fatto che appunto nella vita lavorare e potersi anche dire che uno si diverte è il massimo che si possa ottenere. La mia curiosità di cronista, se vogliamo, mi porta sempre a farmi la domanda: che cosa succede nel momento in cui comunicate a questi personaggi la opzione, la scelta, la proposta a quel punto, perché naturalmente all'inizio è solo una proposta. Ricordiamo che stiamo parlando del sigillo d'Ateneo, un riconoscimento accademico importante, nasce da una riflessione del Senato accademico, nasce da una proposta, dopodiché arriva il momento in cui si contatta
il soggetto e gli si fa la proposta. Cosa succede in quel momento, professore? Beh, spesso c'è sorpresa, piacere, stupore, insomma, di ottenere questo riconoscimento. Molti dicono, ah, forse non me lo merito, ma nel momento in cui facciamo queste selezioni, questi inviti, vuol dire che abbiamo fatto un ragionamento proprio di cui abbiamo parlato poco fa, nel senso che sono espressione di alcuni valori che vogliamo rimarcare e trasmettere ai nostri studenti e alle nostre studentesse. E poi a quel punto, una volta convinti, entrano nella parte, ed entrano nella toga, perché vogliamo dire proprio che stiamo aspettando per fare l'intervista a Diego, che insomma indossi la sua toga e si produca nella sua lezione. Sì, come avete visto anche con Fiorello, insomma, c'è sempre un po' di emozione, probabilmente ci sarà anche in questo caso, ma insomma forse lo sport dà anche quella corazza molto più resistente, anche per far vedere meno emozione rispetto ad altre persone che sono venute. A Diego Dominguez, leggenda del rugby internazionale, viene conferito oggi il sigillo d'Ateneo da parte dell'Università degli Studi di Urbino. È un percorso che sta facendo l'Università degli Studi attraverso dei personaggi che possono dare delle indicazioni sulla vita, sulla crescita personale e individuale degli studenti. La domanda è: in che modo valori di cui ha parlato nella lezione magistralis, come l'aggressività, come l'agonismo, possono essere portati fuori dal campo e diventare valori per la crescita personale? Con l'esempio, ci siamo parlati con l'esempio. Il rugby, l'ho detto oggi, il rugby senza crescita non puoi giocare. Uno sport che non puoi giocare, però devi avere equilibrio. Non puoi fare eccessi, se no viene penalizzato fuori il campo, penalizzi la squadra. Nella vita è uguale. Tu commetti, tu fai un eccesso di aggressività, chi penalizzi? A te stesso prima di tutto, penalizzi la famiglia che ci sta dietro, penalizzi i tuoi amici, penalizzi tutto. Quindi queste cose bisogna anticiparle, bisogna spiegare con l'esempio, con i gesti, come l'aggressività deve essere usata. Terzo marcatore in Italia di sempre, re del calcio piazzato e non piazzato, ci si abitua anche alla emozione della meta, e come si racconta una meta? Allora, la meta è una cosa bellissima, tu parlavi del calcio, ma questo che tu mi dici, tanti calci, record e tutto, ma dietro questo, io lo dico sempre ai giovani, non è una fortuna così che uno arriva. Io ho lasciato 20 anni senza uscire il weekend quando c'erano le partite, 20 anni, prepararmi per allenare, calciavo una ora al giorno, tutti i giorni, per poter avere questo gesto al millimetro, al dettaglio, e che io sbagliassi il meno possibile. I calciatori forti sono quelli che sbagliano pochissimo, soprattutto nei momenti della partita tesa. Questo non è una fortuna, questo è un lavoro dietro di costanza. Poi la meta è bellissima, è molto difficile fare una meta oggi, molto difficile. Quindi per quello che tu vedi oggi, che le mete si festeggiano tantissimo, perché che una volta non era così, non si festeggiava la meta una volta. Oggi si festeggia molto, le difese sono molto agguerrite, preparazione fisica delle due squadre è molto importante, quindi fare una meta non è facile, quindi quando si fa una meta si festeggia. Al termine, vero e proprio bagno di folla, tante foto, tanti appassionati, anche un po' di commozione. Che cos'ha di così speciale il rugby? Il rugby? Cosa speciale? È che quando tu entri in campo, è uno sport di combattimento questo. Nella tua testa tu diresti, cioè, questi qua si ammazzano. Invece tu giochi duro, durissimo, uno sport di combattimento. Questo è uno sport, la linea non devi lasciare neanche un centimetro, duro, a volte subisci, a volte fai retrocedere, eccetera. Però la cosa unica che ha questo sport è che tu finisci la partita, mano, abbraccio, finita lì. Tu vai al terzo tempo, parli di qualsiasi cosa, uno se ti ha fatto un eccesso e tu hai fatto qualcos'altro, nessuno te lo rinfacerà. Questo si dimentica e si aspetta la prossima partita. Questa è la cosa unica di questo sport.
mando un fortissimo saluto a tutti i telespettatori di Rossini TV. Spero che vi piaccia il pezzo che faranno vedere sulla mia intervista di oggi. Un forte abbraccio a tutti. Lo sport è una grande metafora della vita, un grande insegnamento ascoltato dalla voce di una vera e propria leggenda dello sport internazionale che oggi ha ricevuto il sigillo d'Ateneo da parte dell'Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo.